continua a far discutere l'approvazione da parte del Consiglio regionale della nuova rete ospedaliera, che rappresenta un momento di svolta per la sanità abruzzese, che per la prima volta dispone di uno strumento di programmazione che supera tutti i passaggi ministeriali. Con la rete ospedaliera si completano gli atti di programmazione sanitaria adottati dal governo Marsilio e si vanno ad aggiungere agli altri provvedimenti collaterali. È un grande successo di questa amministrazione, grande successo soffertissimo, perché è stata per anni in discussione con questo, diciamo così, ping pong, lo definisco io, col Ministero, molto qualificato, perché ha portato poi a un'ulteriore qualificazione della rete. La rete è quella che finalmente dà stabilità al nostro servizio sanitario regionale, che ci consente di programmare, che ci consente di investire. Investire cosa? Investire sulle strutture. La nuova programmazione ospedaliera prevede 4 ospedali, L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo, con funzioni hub per le reti tempo dipendenti. 4 ospedali di primo livello, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. 6 ospedali di base, Ortona, Popoli, Penne, Atri, Giulianova e Sant'Omero. 2 presidi di area disagiata, sedi di pronto soccorso a Castel di Sangro e ad Atessa. La ristrutturazione del complesso edilizio, del patrimonio edilizio, è diventata una realtà, affiancata dalla rete. Il personale, la rete, la stabilizzazione della rete ci dice esattamente cosa abbiamo, qual è la prospettiva oggi, qual è la prospettiva futura, e quindi fare un investimento del personale. Io potevo fare questi ultimi 25 concorsi da primario che completeremo entro marzo proprio grazie alla rete che è stata approvata. La regione Abruzzo tra le regioni di eccellenza adesso.